Non è solo una mostra, ma un viaggio avventuroso che ripercorre la straordinaria e breve vita del padovano più famoso al mondo, Giovan Battista Belzoni, impavido esploratore e inventore a cui si ispirano le storie di Indiana Jones, a cui si deve una gran parte delle scoperte della civiltà egizia. Eppure, al British Museum di Londra, dove campeggia tra mille reperti inviati da Belzoni la colossale testa di granito di Ramses II, noto come il giovane mnemone che solo al mondo riuscì a far spostare, inventandosi una macchina che consentì il trasporto su nave, il nostro grande pioniere è descritto come un rozzo tombarolo, poco più che uno scavatore. Quella che fino a giugno è allestita al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova è una mostra che intende quindi anche fare giustizia alla sua storia di un uomo straordinariamente grande, anche fisicamente e visionario, che proprio al contrario invece si rifiutò di depredare i monumenti che aveva scoperto e ne fece, anzi, disegni e mappe precise per consegnarli alla storia e all'umanità. Fu lui ad entrare per primo nella piramide di Khefren, sommersa da secoli di sabbie, il cui ingresso tutti dicevano inesistente, e ancora nella piramide di Setis I, dove documenta straordinari tesori e la straordinaria mappa dei cunicoli e delle stanze della piramide. Alto 2,10 m, con i capelli rossi e gli occhi azzurri, figlio di un umile barbiere, scappa dalla sua casa nel quartiere Portello giovanissimo. Nel suo cuore ardeva la passione per la scoperta, che non l'ha mai abbandonato fino al suo ultimo viaggio, alla scoperta delle origini del fiume Niger, dove morì per una malattia tropicale. Diciamo che era una mostra che non si poteva non fare. Esattamente due secoli fa, nel 1819, Belzoni tornava dopo decenni nella sua città, Padova. Se n'era allontanato all'età di 16 anni per andare a vivere a Roma. Venne accolto come quando Armstrong tornò dalla Luna a New York. Il popolo lo accolse festante in strada. Era diventato una star. Diciamo che ormai Belzoni era l'uomo che veniva collegato alla scoperta dell'Egitto. Abu Simbel, l'ingresso di Khefren, come dire, la tomba di Seti I, era l'uomo che era diventato un mito, ed era un mito padovano. L'uomo era nato appunto a Padova, il Portello, e c'è qualcosa di curioso, nasce in un posto che in un certo qual modo prefigura il suo destino, perché lo ricorda anche Shakespeare nella Bisbetica Domata, quando parla della bella Padova e dice che i protagonisti dovevano attraccare al porto. E qual era il porto di Padova? Era appunto il Portello, che con il famoso Tranact, con il Burchiello, faceva il rapporto di interscambio commerciale, merci e persone tra Padova e Venezia. Diciamo che nel suo DNA, nel suo Portello, appunto questo quartiere malfamato di Padova, respira la mistica del viaggio, dell'avventura, che in un certo qual modo lo forgia culturalmente e ne condizionerà per moltissimi decenni la vita futura. Io direi che Belzoni è proprio l'uomo delle imprese impossibili, lui stesso era consapevole di affrontare delle sfide, di fronte alle quali non si ferma, anzi sembra quasi, seguendo le sue avventure, che la posta si alzi sempre di più, ma lui non si tiri mai indietro. La prima impresa è il trasporto del colosso di Memnone, 7 tonnellate di peso, un busto gigantesco che neppure i napoleonici, che pure avevano anche materiali da utilizzare, erano riusciti a spostare. E lui, avvalendosi di materiali poverissimi e di forza lavoro, riesce dove gli altri non erano riusciti. E questa è solo la prima di una serie di imprese, e dopo è un crescendo. Il nome di Belzoni è legato a moltissimi monumenti, a moltissime realtà che oggi vengono visitate come luoghi turistici, come mete. Ecco, all'inizio dell'Ottocento questi luoghi erano sconosciuti ed è a lui che noi dobbiamo il ritrovamento, il disvelamento di queste realtà.